No, cioè io sinceramente non capisco tutta questa tifoseria, tutto questo fanatismo. Cioè, ripeto, voglio dire, essere tifosi mi può anche stare bene, ma perché uno deve, non so, insultare il politico di turno? Poi tutti, adesso tutti contro la Germania, ma io sinceramente non riesco proprio a capire queste cose, perché... Boh. Sì, no, ma a me più che altro quel che dà fastidio è questo essere proprio, cioè, fuori di testa. Poi sì, se la prendono con gente che non c'entra nulla. Sì, no, ma dico appunto, cioè, tipo quelli, non so, tipo Merkel, stronza, Merkel, vaffanculo. Insomma, mi sembrano un po' così. Adesso voglio, sì, vabbè, stasera c'è la semifinale, andiamo a vederla. Boh, cioè, se vince, viva, però, poi, perché poi c'è comunque la finale. Sì, no, ma appunto dico, cioè, tipo stasera, voglio dire, si va là, per amore di Dio, sta con gli amici, tutto quello che vuoi, però... Sì. E appunto, sì, come hai detto te, non è che abbiamo vinto già gli europei, che dici, oh, abbiamo vinto, cazzo, festeggiamo. Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata del TG Wild. Il Papa in visita nelle zone colpite dal sisma. Non sarete mai soli. Ci sarà sempre uno sciacallo a rubarvi le lenzuola. Politico antisemita scopre di essere ebreo. Sua nonna scampò casualmente all'Olocausto. Sono sconvolto, ha commentato. È una cosa difficile da accettare. Come hanno fatto a non prenderla? Un asteroide per Roberto Saviano. Incredibile. La Camorra cerca di eliminarlo in qualunque modo. Cocaina a Mediaset. In un'operazione congiunta dei carabinieri di Milano, Bergamo e Varese, viene fermata un'organizzazione che spaccia droga in Lombardia e che forniva anche gli studi del Biscione. Fra i nomi pare che ci sia anche quello di Costanzo e della Barale. Spiazzando tutti, infatti, pare che quest'ultima non ne facesse uso. E è arrivato il caldo di Caronte. Pensate che è talmente caldo che pare che il traghettatore d'anime si sia fatto sostituire da Schettino, ma non senza raccomandazioni. La TV tedesca, fra un tempo e l'altro della semifinale degli europei fra Italia e Germania, definisce cani randagi Cassano e Balotelli. No, la traduzione è sbagliata, ha obiettato il prozio di Grillo. Tom Cruise e Katie Holmes divorziano. Sarà colpa di Joy o di Dawson? Su eBay è stato messo in vendita un paese disabitato. È l'Aquila. La semifinale fra Italia e Germania è terminata con 2-1 per noi. Bersani aveva pronosticato il 2-0. Oh, che adesso non comincia a prendersi sul serio, eh? Mario Borghezio ne dice un'altra delle sue. Mario Balotelli, un padano con la pelle scura. Lui, come sempre, resta uno stronzo con la pelle chiara. Il vaffanculo del giorno. Vaffanculo. E il vaffanculo del giorno va al poliziotto Paolo Forlani, che ha dato del cucciolo di maiale a Federico Aldrovandi, ragazzo che ha ammazzato insieme ad altri tre colleghi nel 2005 a manganellate. La main question. Fa così caldo che... E rispondi con un commento a una video risposta qua sotto. Il vincitore della settimana scorsa è Indaco Puro. Il Papa dirà: oh my god, mi si sborcano scarpette nuove. Grazie a tutti per aver ascoltato. Ricordate di seguirci anche su Facebook e Twitter. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata del TG Wild.